Bella a tutti ragazzi, qui Wolf e adesso siamo qua in un commento su Battlefield 4. Lo so che vi ho detto che avrei fatto un live, ma l'HDPR ha deciso di non registrare ed è la terza volta che registro questo video perché Windows Movie Maker ci sarà un motivo se fa schifo. Comunque, questo qua sarebbe dovrebbe essere più un video che come sapete dedicati live comunque con armi della stessa nazionalità. Adesso iniziamo subito con la Russia. Nonché con due armi miti di Battlefield Company 2, ovvero la K971-28, la K971 se preferite il signor 28, MP243 o se preferite la signora GAC. Quindi, cosa dire di queste armi? L'arma principale, sicuramente, dunque da parlare, la K971, che diciamo subito che è un fucile d'assalto, il danno standard 25-18, caricatore standard 30 colpi più 1. E ratio di fuoco 900 colpi al minuto, quindi questo significa che è un'arma perfetta per gli scontri ravvicinati. Infatti vedete che qua sto usando comunque in dominio su operazione prigione, quindi comunque un'arma comunque una zona comunque dedicata soprattutto alla distanza ravvicinata. E parlando proprio della K171, che è un'arma che molti definiscono OP, per me non è OP. Per il semplice fatto che, ok, da vicino ammazzate tutti. Magari non li mangiate come il FAMAS, seppur il FAMAS a me personalmente non piaccia, poiché ha meno colpi, ricarica molto più lenta, e poi perché secondo me 1000 colpi al minuto sono troppi, e poi soprattutto rinculo, che proprio non piace, cioè proprio l'arma che non mi piace, anche perché ha uno spread esagerato, visto che è un'arma bullpup. E quindi praticamente, come ho detto, l'arma P, per me l'arma P è un'arma che va bene sia a corta, media e lunga distanza. Tanto per farvi un esempio, l'S23 e S52. Questa qua invece è tanto a corte distanze. Parlando poi di come l'ho sistemata, no, meglio, settata, allora le ho messo un meno reflex, che è il Kova, quello russo. Cioè, nel senso che io adesso con questa arma qua vi consiglio di mettere il reflex, poi la vostra scelta migliore sarebbe il Coyote. Ma ragazzi, proprio io continuo a cercare il coyote, ma non ce la faccio a trovarlo, quindi fa niente. Poi, per quel che riguarda, come dire, gli accessori, vi consiglio il merino laser tutta la vita, poiché la torcia è una cavolata metterla, cioè non serve niente tanto per dar fastidio. Poi comunque i due mirini, c'è cioè quello metallico che non vi serve a niente, visto che comunque usate un'ottica che non ha un zoom. I due per non è che alla lunga serva tanto, magari se proprio volete giocare a distanza un pochettino più ampia potrebbe servirvi, ma diciamo che anch'io lo usavo, però non ve lo consiglio tanto visto che comunque vi toglie anche visuale. Per invece quel che riguarda la canna l'ho lasciata libera, visto che comunque mettere un freno di bocca avrebbe ridotto in culo, ma c'è lo spread, quindi l'imprecisione aumenta tantissimo, canna pesante aumenta in culo, con una regia è l'unica cosa che bisogna fare. Compensatore la stessa cosa del freno di bocca, mentre per quel che riguarda il silenziatore non mi piace perché comunque diminuisce troppo la velocità del proiettile, cioè tipo questo qua magari viaggia a 600 arriva a 300, quindi lentissimo. Qua vabbè errore tattico perché animo quei due, mentre per quanto riguarda il sottocanna, cioè alla fine io consiglio tutta la vita l'angolata. Visto che da come la vedo io, cioè è la migliore perché riduce il kick del primo colpo. Che prossimo video vi spiegherò, visto che ho deciso che farò una guida praticamente dedicata a come leggere le statistiche senti, poi comunque vi spiegherò tutto bene in quel video. Almeno non so quando lo farò perché non ho niente per registrare sul PC, quindi vabbè, poi comunque riuscirò a recuperarlo un programma. Poi, per qualche riguarda l'arma secondaria, la MP243 GAC, arma che cioè, non è niente di speciale, cioè alla fine è un'arma molto simile alle prime due che si sbloccano, quindi la P226 Sigsauer e la Beretta M9. Diciamo che è un'arma media, non le migliori, visto che da come la vedo io le migliori è l'M911 Compact Calibro 45, o se preferite USP Calibro 45, che ricordo Calibro 45. Insomma, i nomi sapete che Battlefield mette un po' i nomi che gli piace, del tipo per chi se lo stesse chiedendo l'M, la CVR, la CR, tanto per farvi un esempio, oppure l'M5K di Battlefield 3, l'MP5K,
So, quindi ha fatto un disastro con i nomi. E poi comunque, vabbè, la classe è assalto e l'ho settata, diciamo, come secondo me dovrebbe essere un assalto, quindi sacca medica, difibrillatore. Allora, sacca medica, magari se non avete trovato la sacca medica, utilizzate il kit medico, quello lì, comunque qualcosa del genere. Cioè dovete averlo, quella principale. Ucciso con l'S23. Poi adesso volevo parlare anche di Battlefield 4 che, devo essere sincero, è cambiato. Cioè secondo me sta cambiando in meglio, anche secondo me grazie un po' a Battlefield Hardline, visto che il tick rate, ovvero la velocità con cui praticamente si aggiorna il server, è aumentata, quindi da 10 a 30 al minuto, quindi questo significa che un server rimanda 30 pacchetti di dati al minuto, non a livello per esempio di Counter Strike, che quello lì mi sembra che sia intorno ai 100. Poi ragazzi, sempre meno di niente, per esempio qua vedete che i ripari finalmente funzionano. Poi per adesso ho visto meno gente che magari non so, sembra che stia lanciando una granata, ma in realtà poi li uccide. Anche i bug li hanno risolti, seppur sia rimasto secondo me qualche bug un po' vecchio del tipo che ogni tanto non vi carica l'arma, cioè proprio se non avete l'arma che esisteva già ai tempi di Battlefield 3, ogni tanto non si sente l'audio. E poi praticamente ci sono, se poi li vedete comunque, sapete quello che gli segnala da dov'è che provengono i colpi, sono un po' storti, ma fenomeni di lag, perché la mia connessione ragazzi è 1.5 MB, 2 se va bene, cioè quindi Vodafone dice 5, ma insomma non è sicuramente 5 perché lo controllo, proprio ho fatto i test e tutto. Quindi Battlefield direi che finalmente ha, allora, praticamente diciamo 8 mesi si può dire che siamo finalmente usciti dalla beta, o meglio, diciamo 6-7 mesi, perché comunque già verso aprile maggio abbiamo risolto qualche problema, grazie soprattutto al CTE che per chi non lo sapesse è una nuova versione di Battlefield 4, però che potevano giocare soltanto gli utenti PC Premium, che era praticamente quasi una closed beta, dove praticamente venivano rilasciati periodicamente degli aggiornamenti, delle prove, e si chiedeva proprio alle persone che lo usavano cos'è che ne pensavano, se avevano funzionato oppure no. Qua su poteva essere un momento da mandare a Defense Game, ma ho fallito miseramente anche perché non avevo un MLG. Poi, parlando comunque, ecco, di un'altra cosa, parlando di Battlefield Hardline, questo titolo che, diciamo, la stanno un po' distruggendo, visto che per molti è un DLC di Battlefield 4, poi dico che è simile a Payday 2 e tutto. Ragazzi, prima cosa è un DLC di Battlefield 4, visto che l'ho provato, cioè non ho potuto provarlo perché ho avuto possibilità di scaricare la beta, l'ho provato a casa di un mio amico, e come dicono tutti, tende più verso l'arcade. Poi le armi sono molto meno caratterizzate, per esempio il danno cambia, arma non è come questo qua che ti può fuggire d'assalto su tutti i 25-18 per non scaracca, di caratterizzazione è praticamente uguale a 0. E poi comunque ho notato che il rinculo è aumentato, poi basti dire che la KM decolla che è un piacere, e poi comunque sono stati anche dei vari cambiamenti, poi comunque cioè, si vede che il cuore di gioco è un po' diverso. Le modalità per adesso sì, sono accettabili, comunque giocare 32-32, sì, direi che comunque alla fine per giocare si gioca. Adesso poi per dirvi se ne valga la pena o no dovrei provare un pochettino di più, ma purtroppo non ne ho avuto la possibilità. Battlefield Hardline, che secondo me è questo spin-off, che ricordiamolo, l'ha fatto gli stessi che hanno fatto Dead Space, di cui sì che la viscera, mi ricordavo il nome. Che praticamente secondo me ragazzi è stato fatto, cioè dicono che era in programma, secondo me è stato fatto per un semplice motivo, ovvero che quest'anno come sapete esce Call of Duty Advanced Warfare, finalmente ho detto giusto, i capocci dell'EA non lo volevano lasciare da solo, volevano mettere un gioco, però purtroppo Medal of Honor, l'ultimo Warfare come sapete è stato un fallimento, quindi non sapevano cosa fare, forse la cosa migliore sarebbe stata prendere Titanfall, e magari lasciare stare questa storia qua dell'esclusiva, perché è un'esclusiva del cavolo, cioè un'esclusiva di Xbox One, visto che c'è 360, One e PC, praticamente è come dire, diciamo, prendiamo tutto perché
potrebbe poi parlare di esclusiva Microsoft. Però sappiamo tutti che le esclusive, sappiamo come che gira, visto che anche il primo Bioshock e Mass Effect sono in maniera soltanto su PC, Xbox 360. Mass Effect, il 2 e il 3 sono... No, il 2, il 3 è uscito su tutte le console, il 2 più tardi e tutto. Mentre anche il primo poi è uscito più tardi, cioè secondo me è un po' una mezza cavolata, anche forse quella un po' sta facendo la Sony, ovvero questa storia qua di prendere magari, non so, per esempio DLC, per esempio di Call of Duty 2 un mese prima. Cioè ragazzi, non ha senso, per me è uno spreco di soldi e basta. Però fino a quando i soldi non sono miei, che se facciano quello che vogliono. Anche perché poi comunque adesso sappiamo, penso che sappiamo tutti qual è la situazione delle varie case di sviluppo, ovvero che EA per adesso si sta divertendo a rovinare qualche saga storica, per adesso ce l'ha fatta con il suo Spider-Man dello Frodo. Adesso io attendo Dragon Age Inquisitors, speriamo in bene. Se può comunque anche Dragon Age 2 non mi era tanto dispiaciuto, contrario di altra gente che dice che faceva schifo. Poi anche perché che riguarda anche me, poi soprattutto giochi EA che attendo di più Mass Effect 4 o Contra, com'è che lo vogliono chiamare, comunque io lo voglio vedere, visto che sono un fan sfegatato della saga di Mass Effect, ce li ho tutti, mi è piaciuto tantissimo. Penso che sia stato il gioco, cioè comunque relativamente lungo, che ho finito più in fretta, comunque mi hanno coinvolto di più. Però sì, poi comunque il terzo, diciamo che sono stati tutti, dico, stati rovinati per questa storia qua di essere diventati più action, ma ragazzi, queste cose qua, cioè tipo bisognerebbe parlare tipo per mezz'ora, un'ora, intanto ognuno avrebbe i suoi pensieri. Poi cosa dire, a proposito dei prossimi video, adesso volevo fare un live non dedicato tanto alla solarità, ma quanto diciamo a quella che per me sarebbe la classe perfetta, comunque la mia classe preferita, sia come armi, che proprio come classe in sé, quindi per intenderci assalto, ingegnere e tutto, e sia per quel che riguarda il e comunque per quel che riguarda i vari oggetti, se qua mi fanno un quick scope. Poi l'ultima cosa da dire, proprio parlando dei server di Battlefield, è del livello della gente che ci gioca, ovvero che siamo circondati dai bambini. Allora, con bambini non intendo gente di 13-14 anni, visto che io ho 15 anni, quindi prenderei un po' in giro da solo, ma nel senso dire di gente che o non gioca di squadra perché è convinta di giocare Call of Duty, oppure non rispetta le regole, come sto cosa, come sto qua. Perché questo qua è un server che c'è scritto no M320, no C4, no Claymore, no Shotgun. Allora, quello che usava lo Shotgun. Poi, adesso poi ne avevi più visti, ma nella partita prima rispetto a questo c'era gente che girava con la M320 e C4. No, scusate, la Claymore, poi comunque anche C4 ogni tanto si vedeva. Quindi, ragazzi, cioè, so cosa dirvi, mi lasci pensare che ho trovato uno a livello 120 con l'S23 che giocava nei server only pistol. Cioè siamo veramente arrivati un po' più all'assurdità massimo, perché su qua sono tutte assurdità. Poi, parlando di altri giochi, sì, adesso mi sto dedicando un po' a Battlefield, comunque adesso prossimamente arriveranno anche qua delle specie di commenti dove tratterò altri argomenti, però vi chiedo di aspettare un po', visto che comunque bisogna organizzarli e tutto. Comunque il video sta per finire, quindi bella a tutti da Wolf, lasciate un like, commentate se l'avete ancora fatto, e se l'avete commentato comunque nei commenti ditemi, non so, quello pensate di Battlefield Island e Gaming, nuovamente di Battlefield. Bella a tutti.